Parliamo adesso con Emanuela Secolo di questa vittoria di Crema ai quarti di finale. Comprate tutti la sciarpa! Un po' di tifosi, Re Damiano sempre a fare spettacolo. Allora Manu, torniamo alla partita. Che partita è stata? Una bella vittoria, una prova convincente? No, sicuramente è stata una grande prova, perché quando si è dentro o fuori c'è sempre della tensione particolare, ma penso che abbiamo interpretato la gara in maniera giusta, aggredendo subito un avversario che quando era venuto qua ci aveva messo in grossa difficoltà, e quindi anche quando siamo nel secondo set siamo partite sotto, poi siamo state brave a recuperare. Oggi abbiamo fatto un gran lavoro anche in battuta in primis, e quindi loro hanno staccato la palla e poi muro difesa. Una gara in cui avevate una motivazione in più per la sconfitta in campionato magari? Ma sì, sicuramente c'era un conto in sospeso, questo è ovvio, e quindi, cioè, ripeto, oltre il primo obiettivo stagionale era questo, quindi secondo me è un bravissimo a tutta la squadra, perché era la prima prova importante e poi avevamo il conto in sospeso. E adesso si va alla Final Four, come ci si va? Beh, ci si va a belle cariche, sicuramente affrontando lo stesso altre tre squadre molto, molto forti, perché se sono arrivate lì penso che esprimano un bel gioco, e quindi si affronterà una partita alla volta a seconda dell'avversario. Secondo te c'è una favorita sulle altre o no? Ma sicuramente c'è. Cioè, Giaveno che gioca in casa. Sì, beh, Giaveno può, non lo so se può giovare il fatto che gioca in casa oppure avere della pressione in più. Questo è sempre un'arma a doppio taglio, dipende come affrontano la gara.